siamo per fare una filata, la prima dello spettacolo Frankenstein o il bisogno d'amore, per la decima edizione del progetto Arrevuoto. Io lo dico così, sono 10, ma sono anche due mani. Due mani che sono il concetto di questo progetto, che si lavora insieme, si sta insieme, uniti, e si dà una mano l'uno all'altro, e dando una mano l'uno all'altro diamo una mano anche al contesto, alla città. È interessante che i ragazzi hanno ridiscusso il mito di Frankenstein come quello del bisogno d'amore. Lo spettacolo finisce con una cosa che noi abbiamo mutuato dai Living Theater, da quello stupendo personaggio in particolare che era Julian Beck, il quale nella Frankenstein, la prima edizione di Frankenstein, utilizzò, e si sentirà alla fine dello spettacolo, questo testo che Julian Beck utilizzò per il suo Frankenstein, da Eschilo, dalla trilogia dell'Orestea e in particolare dall'ultima tragedia, che è le Eumenidi. Chi sono le Eumenidi? Le Eumenidi sono le vecchie Erinni, cioè le furie, le vendicatrici, che vogliono punire Oreste, perché Oreste ha ucciso sua madre per vendicare il proprio padre. Ma alla fine, in questo processo che si farà al gesto scellerato di Oreste, ci sarà l'assoluzione e la vendetta si trasforma in giustizia. Con questo testo e con questa canzone ispirata a questo testo, con cui alla fine noi avvolgeremo il pubblico, vogliamo raccontare questo, vogliamo dire proprio questo, che la vendetta smetta e che ci sia giustizia, mai più premature morti feroci che riducono il numero degli uomini. O cuori furiosi, placatevi, non rendete più il dente per dente, e che alla vendetta si sostituisca la giustizia. Una specie di preghiera, appunto, rivolta al pubblico, ma rivolta anche al cielo, appunto, si smetta la vendetta e si dia spazio alla giustizia. E ora la nostra filata.